Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera, in studio Bonella Massimo, in prima serata dunque per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Saluto subito alla regia immediatamente Paolo Gavasso, grazie a lui riusciamo ad andare in onda, e un saluto altresì a Rosario Moreno, che è colui che dirige la regia centrale a Treviso e gentilmente, anzi dobbiamo ringraziarlo perché gratuitamente rimette in onda questa nostra trasmissione nel network RST Radio Science TV, perché è anche televisione. Tutto questo lo potete vedere su radioscience.it di Treviso. Noi siamo qui invece a Fontana Fredda, da dove nasce questo programma, Radio Piper, che ricordo modula sulle frequenze dell'Alto Adriatico, vale a dire 93.8, 88 e 800, tutto col sistema RDS e naturalmente in stereofonia. Praticamente ci ascoltano dalla provincia di Venezia fino al Quarnero. Detto questo, non mi resta che dare subito la linea al nostro collaboratore, Alviano Appi, che lo vedo già pronto nell'altro studio. Ricordo, Alviano Appi rappresenta una importante associazione culturale a Pordenone che si chiama il Sicomoro. Vi ricordo anche il sito internet ilsicomoro.it, dove potete vedere tutte le varie iniziative culturali di informazione che vengono fatte nel territorio. Dunque, so Alviano che hai un ospite molto importante, ti do subito la linea, non voglio portarti via altro tempo. A te, Alviano. Grazie Massimo, e inizio subito con una informazione per i nostri radioascoltatori. Come associazione il Sicomoro, che si occupa di tutti i temi, gli ambiti nel quale si muove l'uomo, società, ambiente, economia, noi ci interessiamo anche di spiritualità, che pervade secondo me tutti questi temi che ho appena citato, e desidero dare l'informazione che la nostra associazione sostiene il comitato No Guerra No NATO, il quale sarà presente in piazza ad Aviano nel pomeriggio di sabato 27 maggio, in collegamento tra l'altro con Pandora TV, dove in studio sarà presente il giornalista Giulietto Chiesa e ci sarà anche l'esperto di affari internazionali Manlio Di Nucci, e verranno fatte delle interviste, delle domande ai passanti sull'Alleanza Atlantica. Ora desidero riprendere il tema sulla spiritualità, perché siamo nel mese di maggio, che è il mese della Madonna, e siamo nel centenario della Madonna di Fatima, e come associazione veramente sentiamo il bisogno di dedicare uno spazio a questo evento per approfondire l'apparizione di Fatima. Abbiamo in collegamento il ricercatore, lo storico Flavio Ciucani, che proprio ha dedicato molta parte delle sue ricerche e dei suoi studi proprio sulle apparizioni mariane. Allora, Flavio, benvenuto in questa breve intervista, e ti chiedo subito che cosa è successo 100 anni fa, l'apparizione di Fatima, il primo, il secondo, il terzo segreto. Che cosa è venuto a raccontare lo spirito della Vergine a questa umanità? Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori,
Grazie per questo invito. Io credo che le apparizioni di Fatima siano un momento importante per la storia dell'umanità, non solo da quella spirituale. Qui abbiamo una situazione molto importante in cui c'erano le nazioni, si chiama appunto la prima guerra mondiale, c'erano nazioni in lotta, nazioni del mondo in lotta tra loro, e quindi c'era una situazione di estrema sofferenza, di estremo addirittura è stata detta che è stato un genocidio la prima guerra mondiale. E quindi, nonostante tutte queste situazioni, la gente continuava a credere che la guerra fosse una cosa che risolvesse i problemi della nostra società, così come lo era nel 1800, quando c'è stata l'apparizione di Garavandal, le lotte ideologiche erano quelle che dovevano risolvere i problemi dell'umanità, e ancora ci troviamo con gli stessi problemi dell'Ottocento. Quindi l'apparizione di Fatima arriva in un momento importante della storia umana, e siccome io credo che la parte più innocente dell'umanità sono i bambini, e di conseguenza la Vergine Maria ha deciso di apparire a tre bambini del Portogallo il 13 maggio del 1917, siamo a 100 anni di distanza. 1917 c'è stata una prima apparizione in cui la Vergine ha chiesto a questi bambini di ascoltarla, che doveva dare dei compiti a loro, e dice che sono venuta per venire qui per 6 mesi consecutivi, e poi conclude: ritornerò ancora a voi qui una settima volta. Ci sono queste 7 apparizioni di giugno, di luglio, agosto, settembre e ottobre. La prima è del 13 di maggio, praticamente. Praticamente il 13 maggio appare la Madonna, dice: che cosa vuoi da me? Dice Lucia: sono venuta qui perché vi devo dire alcune cose importanti, quindi venite qui ogni mese, 13 di ogni mese. La Madonna rivela, diciamo, praticamente ci sono 2 segreti. Quali sono i primi 2? Che cosa rivela la Madonna all'inizio ai bambini? Che all'inizio non sono proprio dei segreti, perché si verranno a conoscere. E il terzo segreto, di cui ti chiederò dopo, è quello più... Sì, la cosa succede a luglio. A luglio, il 13 luglio, praticamente c'erano migliaia di persone, perché già la cosa si era risaputa, e quindi migliaia di persone sono arrivate in questa spianata, in questo paesino, e praticamente anche ci sono molti curiosi, perché già dicevano che erano millantatori, che erano visionari, che erano pazzi, quindi la gente era un po' divisa tra i pro e i contro. E comunque a mezzogiorno in punto appare la Vergine, dopo che in cielo è scoccato un lampo, come sempre scoccava un lampo di luce, dopodiché appariva la Madonna. E la Madonna dice alcune cose, dice che a ottobre dirà chi è lei, e dirà anche: dovete venire, perché in quel giorno io farò vedere alla gente un miracolo. Anche se il miracolo c'è stato anche lì il mese di luglio, però ad un certo momento la Madonna, come se facesse un gesto, e praticamente la terra come se si aprisse una voragine, e i ragazzi vedono praticamente il fuoco, delle persone che bruciano,
che si dannano, eccetera. E poi spiega, la Madonna spiega, dice: voi avete visto l'inferno, dove vanno a finire le persone che praticamente si comportano al contrario di quello che dovrebbero comportarsi. E quindi dice la Madonna che per salvarli bisognerebbe avere una devozione al cuore immacolato di Maria. Dice anche un'altra cosa, dice che praticamente il Portogallo, che stava sotto una dittatura laica, ma comunque anticlericale, sarebbe convertito, nel senso che avrebbe mantenuto la fede, e poi dice appunto di convertire, di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, perché in quel momento la Russia aveva fatto delle scelte importanti, tra cui aveva scelto una linea atea marxista. E questo è quello che è successo. Sono praticamente la prima visione che hanno i bambini. E poi fa vedere, quello che sarebbe successo, da lì a poco, cioè che sarebbe scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, durante una notte che sarebbero apparse le strane luci, che poi noi sappiamo scientificamente cosa sono, e quindi sarebbe scoppiata un'altra guerra. Queste sono i due segreti, le due previsioni che la Madonna fa. L'inferno e praticamente lo scoppio della guerra mondiale. Ora, dopo queste visioni, c'è un terzo segreto che nessuno sente, ma lo sente soltanto Lucia. Talmente è vero che a un certo momento la Madonna, leggendo il libro di Loren Denne, dice a Lucia, la Madonna dice: questo che ti ho detto non dire a nessuno, tranne a Francesco. Noi sappiamo che Francesco poi morì da lì a poco, e non si capisce perché doveva dirlo a Francesco. Non dire queste cose a nessuno tranne a Francesco. Il terzo segreto logicamente doveva essere divulgato più tardi, perché non si sarebbe capito perfettamente quello che la Vergine stava spiegando in quel momento. Sì. Stava spiegando delle cose importanti che poi parleremo del terzo segreto, Sor Lucia se lo appuntò con una busta, doveva essere divulgata nel 1960, e nella busta c'era scritto appunto: secondo il volere della Santa Madre, da divulgare nel 1960 secondo il volere della Santa Madre. Questa era la busta, che fu come la famosa busta con i segreti. Questa busta fu trattenuta in Portogallo fino al 1957 e poi fu mandata in Vaticano. E qui c'è una testimonianza molto importante, che il cardinale Ottaviani era il segretario del Santo Uffizio, e secondo la sua testimonianza dice che Pio XII volle leggere quella lettera, però non abbiamo prove che ciò avvenne. Invece abbiamo prove e testimonianze che avvenne che Giovanni XXIII, durante l'estate del 59, quando stava a Castel Gandolfo, voi sapete che i papi d'estate vanno a passare a passare le ferie, a non soffrire il caldo romano nella residenza di Castel Gandolfo, e a quell'epoca volle leggere il terzo segreto di Fatima. Il cardinale Ottaviani, che deteneva la segreteria del Santo Ufficio, dove sono raccolte tutte quante le testimonianze e le,
diciamo, le cause, e quindi fa portare dal suo segretario, fa portare la lettera, e leggono la lettera, e erano presenti Ottaviani, il segretario di Ottaviani, il segretario di Papa Giovanni, il segretario di Papa Giovanni, il Monsignor Loris Capovilla, e era presente il traduttore che logicamente traduceva dal portoghese in italiano. Questa è la storia che ho potuto diciamo raccogliere. Da quel momento in poi non se ne seppe più niente. Perché? Perché Papa Giovanni disse, chiuse la lettera e praticamente disse: non mi voglio, perché noi intorno agli 80, agli 80, non mi ricordo la data precisa, noi siamo andati, sono andato io con la redazione di Non Siamo Soli, siamo andati a intervistare a Loris Capovilla e gli chiedemmo spiegazioni sul segreto di Fatima, e lui gli diede tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Ma allora dico, perché se questa spiegazione era plausibile non, il Papa Giovanni non ha dato il consenso, non l'ha voluto divulgare? Perché praticamente lui ha chiuso la lettera e ha detto: non do nessun giudizio, e quindi la lettera, la busta è stata richiusa. Ascolta Flavio, si sa che c'è una versione diplomatica. Sì, ci arriviamo, è questo il problema. Il problema è questo: che data questa situazione, il cardinale Ottaviani a un certo momento ci rimane un po' male, e siccome c'è una grossa tensione, voi consideriamo, siamo nel 1960, siamo in guerra fredda, c'erano molti attriti. Quindi c'era tanta preoccupazione. Poi nel 63 c'è stata la questione di Cuba, insomma la gravissima crisi di Cuba, sì. ma per chi studia la storia, la grande crisi è venuta nel 1950, quando praticamente sembrava che dovesse scoppiare la guerra atomica effettivamente, perché con la guerra in Corea. È stato un momento terribile. E comunque Ottaviani cosa fa? Ottaviani, cardinale Ottaviani, di suo pugno scrive il testo segreto di Fatima, scrive tenendo conto di quello che lui ha ascoltato, tenendo conto di quello che si ricordava il suo segretario, e tenendo conto anche dell'apparizione della Madonna della Salette, del segreto della Salette. Perché ha aggiunto alcune frasi della Salette? Perché Ottaviani era convinto, e sicuramente sono convinto, che se ne parlò in quel consesso di 4-5 persone, se ne è sicuramente parlato, altrimenti Ottaviani non avrebbe dato quella direttiva. Lui era convinto che Fatima fosse la conclusione del segreto della Salette, era la conclusione, era il momento clou in cui effettivamente la Vergine Maria dava un indirizzo preciso. E noi chiedemmo queste cose dunque, intanto questo testo segreto falso, diciamo così, tra virgolette, fu mandato alla Cancelleria della Repubblica Federale di Germania, fu mandato alla Segreteria del Cremlino, e fu mandato, quindi l'Unione Sovietica, e fu mandato alla Segreteria degli Stati Uniti d'America. Successivamente venne pubblicato da un giornale tedesco, si chiamava News Europa, e nel 65 in Italia dal Borghese fu pubblicato, e poi nel 75 dall'Araldo di Sant'Antonio. Quindi noi andammo dal cardinale Capovilla con sottomano questo scritto, e chiedemmo punto per punto, secondo lui, se quello era vero o comunque non era vero.
e il Monsignor Capovilla ci disse che tutto coincideva presso a poco con ciò che aveva letto Papa Giovanni. E quali erano i punti? Cardinali si opporranno a cardinali, vescovi e a vescovi, e Satana marcerà in mezzo a loro. Era il primo punto, cioè quello che all'interno della Santa Sede sarebbe successo. La seconda cosa era perché nel 60, ecco la motivazione, che sarebbe stata costruita la bomba atomica. Dice: Satana riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventeranno le armi con le quali sarà possibile in pochi minuti distruggere gran parte dell'umanità. Questo è fondamentale. Quindi ci abbiamo. Certo. E poi dice ancora che il potere, Satana avrà grande potere sui potenti e darà ordine di fabbricare tante di quelle armi, la corsa agli armamenti. Quindi era una cosa che succedeva in quel momento. La terza cosa era praticamente sarebbe stata una terza guerra mondiale, una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Un'altra cosa ancora, la quarta cosa era che la stessa natura si sarebbe sconvolta e avrebbe generato grandi cataclismi. E l'ultima cosa, il ritorno di Cristo accompagnato da angeli. Tempo verrà che nessun re, imperatore, cardinale o vescovo aspetterà colui che tuttavia verrà. Esseri cosmici verranno da lontani lidi nell'universo in nome di Dio. Quindi questo era il succo sul quale noi ragionammo, e su questo e su questi temi il Monsignor Cavovilla disse: sì, ci sono quasi tutti, più o meno ci sono. Quindi noi avendo sentito Monsignor Cavovilla, decidemmo di pubblicarlo, e pubblicammo per molto tempo questo messaggio. Allora, Flavio, importante che chi ci ascolta capisca. Hai fatto molto bene a descrivere dettagliatamente il terzo segreto, nei punti che la Madonna proprio pone l'accento sul fatto che sarebbero state costruite delle armi, sarebbero evaporati gli oceani, sarebbero costruite delle armi che avrebbero ucciso milioni di persone. Nel 1917 questo non si poteva assolutamente supporre. Logicamente, infatti dico, perché il 60? Molti si chiedono perché il 60. Perché nel 60 c'era la corsa agli armamenti, c'era la guerra fredda, c'erano dei momenti di tensione così alta, così pericolosa, che dato un messaggio di quel genere avrebbe potuto mettere sul cammino della buona strada molti molti politici, però purtroppo questo non è avvenuto. Adesso noi siamo in scadenza, ma giusto un pensiero: tu hai detto che la Madonna nel mese di maggio ho detto: io desidero che voi veniate qua 6 volte e poi io ritornerò una settima. Le 6 volte sono da maggio a giugno, in cui ci sarà ad ottobre, scusa, in cui ci sarà poi anche il fenomeno del miracolo del sole. Non so se riesci a dire 2 cose su questo grande miracolo, che veramente fa capire come c'è un intervento soprannaturale, e giusto un'idea sulla settima volta, che approfondiremo in un secondo momento. Io posso accennare: il miracolo è una cosa importante, perché in pratica ci sono 2 cose, sottolinea 2 cose. La prima cosa è che un qualcosa di oscuro si è frapposto tra il sole e la gente, più che oscuro un altro sole meno lucente si è interposto. Nonostante questa interposizione, la luce aumentò di potere, talmente è vero che si asciugarono, pioveva a dirotto, si asciugarono tutti i vestiti, la terra, eccetera, e che quindi la gente capì che effettivamente era un miracolo.
e quindi diciamo la cosa fu effettivamente, il sole addirittura ballava, girava vorticosamente intorno a quest'altro sole che gli si era frapposto davanti. Quindi c'è una diciamo una dimostrazione che la natura rispondeva a questa Vergine, la natura rispondeva alla Madonna, la natura è come se la natura fosse la Madonna. Prima, la prima diciamo conclusione. La seconda conclusione è che riguarda appunto il terzo segreto di Fatima, quella, la parte diciamo diplomatica, in cui si dice che verranno esseri da lontani lidi in nome di Dio. Quindi probabilmente esseri, no, probabilmente, sicuramente esseri che sono già che seguono già la parola di Gesù Cristo e che sono evoluti, che sono spiritualmente e materialmente evoluti, verranno, accompagneranno Cristo nella sua venuta, la sua seconda venuta. Questa è diciamo la mia conclusione. Poi vorrei accennare a un altro fatto importante, secondo me, che nelle, il fatto importante è questo, che praticamente noi io ho seguito fin dall'inizio, fin da vicino, l'esperienza di Giorgio Mongiovanni, e praticamente mi sono fatto una mia idea. L'idea è questa: che nel 1989, il 2 settembre dell'89, Giorgio Mongiovanni era a Fatima sotto la quercia delle apparizioni, e sotto quella quercia c'era andata perché aveva avuto un'apparizione in un paese marchigiano e gli aveva detto di andare a Fatima, perché lì a Fatima gli avrebbe dato una missione. Lui pensava che la missione era quella di divulgare i foglietti del terzo segreto, invece è stato molto di più, perché in quel momento, il 2 settembre 1989, lui ha avuto le stimmate, è stato stigmatizzato sulle mani, poi successivamente ha avuto le altre stimmate. Questo è un fatto importante, perché nell'89, il 2 settembre dell'89, secondo me è il ritorno della Vergine, quello che lei aveva già detto ai pastorelli. E il 2 settembre dell'89, secondo me, è l'ottava apparizione della Madonna. Cioè la settima che lei aveva promesso. La settima apparizione. Bene. Bene. Lo accenno brevemente. È una mia opinione, perché ho studiato Giorgio Mongiovanni, ne sono amico, fin dall'inizio, fin da quando non aveva le stimmate. Quindi la mia convinzione è questa, che per il messaggio che lui sta portando in questo momento, che è un messaggio... diciamo che raccoglie tutti quanto quello che è il segreto di Fatima, lo raccoglie in pieno, e di conseguenza sta portando avanti questo messaggio, che è il messaggio di Fatima. Secondo me l'apparizione a cui si riferiva la Madonna è stata questa, il 2 settembre 1989. Grazie moltissimo della tua disponibilità, Flavio. Ringraziamo i radioascoltatori, speriamo possano approfondire ulteriormente questo tema e di averli così incuriositi o sensibilizzati. A te, Massimo Bonella. Sì, grazie. Grazie a tutti, intanto. Vi saluto tutti, grazie. Grazie a Flavio Ciucani, grazie anche per il supporto di Adeno Api. Purtroppo siamo completamente andati fuori tempo, io non mi resta che chiudere la trasmissione qui immediatamente, ricordando che questa è la settimana dell'anniversario della strage di Capaci 25 anni fa, e purtroppo ricordiamo anche la strage di Manchester. Grazie per averci seguito, gentili ascoltatori, appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.